Passiamo all'ordine del giorno di oggi, che reca discussione della mozione numero 62, Patuanelli ed altri, di sfiducia individuale nei confronti del Ministro del Turismo. Ha facoltà per 5 minuti di parlare il senatore Patuanelli, che illustrerà la mozione. Prego, senatore Patuanelli, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Governo, colleghi. La mozione è autoesplicativa, nel senso che è evidente quali sono evidenti le motivazioni che ci hanno portato a presentare la mozione di sfiducia individuale nei confronti del Ministro Santanchè. Sono legate tutte alla mancanza di risposte, all'opacità e alcune cose non vere che sono state dette in quella sede, il 5 luglio, in quest'Aula. Perché io posso assicurare che se avessimo avuto le risposte che chiedevamo quando abbiamo chiesto l'informativa al Ministro Santanchè, oggi non saremmo qui con la mozione di sfiducia. Non era preordinata, è la conseguenza di quanto accaduto in Aula. Un'informativa che è iniziata con una vera invettiva nei confronti di magistratura e giornalisti. Io voglio citare alcuni passaggi di quell'intervento in Aula. La Ministra ha detto: «Affermo innanzitutto, sul mio onore, che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi, per scrupolo, ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi in proposito. E così mi è stato confermato. Ho anche estratto il certificato dei carichi pendenti, in cui risulta che non ci sono annotazioni per qualsivoglia procedimento nei miei confronti. Il domani ha avuto una notizia che io, lo sottolineo, non ho e che nessuno potrebbe lecitamente avere». Ora, è del tutto evidente invece che la magistratura ha compiuto il suo dovere, il suo lavoro. Ha scelto di secretare da ottobre dello scorso anno l'iscrizione nel registro degli indagati. Quella secretazione durava 3 mesi. Non c'è un obbligo di avviso dell'iscrizione se non ci sono motivi di indagine personale. E bastava che quel 335 fosse chiesto qualche giorno prima di venire a fare l'informativa e non a dicembre. Quindi era molto semplice, quella verifica che il Ministro ha detto di aver fatto con i suoi avvocati è stata fatta evidentemente molti mesi prima. E conclude dicendo: vi chiedo accoratamente di reagire a una tale pratica che oggi tocca a me e domani potrebbe colpire qualsiasi cittadino, politico o non politico. Ecco, io su questo penso che ai cittadini possa colpire il fatto che non arrivano a fine mese, che non hanno nessun aiuto dal governo, che non riescono a pagare le bollette, ma non credo che la maggior parte degli italiani abbia il problema di avere procedimenti. Procedimenti penali che vengono anticipati sui giornali. E continua: vi chiedo, è un paese normale quello in cui un giornalista può scrivere che conosce cose a suo dire segretate dalla magistratura e ignote all'interessato e ai suoi avvocati che lo escludono? No, si chiama giornalismo, è esattamente un paese normale questo. Questo è un paese normale. E ritengo piuttosto surreale che alcune dichiarazioni di maggioranza del governo, addirittura note con fonti di Palazzo Chigi, di questo passaggio per il quale si critica la magistratura perché fa politica e poi si dice: siccome non c'è un avviso di garanzia, un rinvio a giudizio, non si devono chiedere le dimissioni, mischiando quindi il ruolo della magistratura con quello di, come posso dire, di controllo e verifica che le aule parlamentari hanno anche sull'operato di ministri, di colleghi. E chi dice questo che fa sì che la magistratura venga politicizzata? A noi non interessano i procedimenti giudiziari e io mi auguro di cuore che la ministra Santanchè esca perfettamente pulita da qualsiasi indagine. Glielo auguro personalmente e me lo auguro per il mio paese, visto che è un ministro della Repubblica. Ma le condotte che sono sottese a quello che è accaduto nei gruppi che la ministra ha guidato in qualche modo sono condotte, a nostro avviso, che hanno dal punto di vista del comportamento una discrasia rispetto ai giuramenti che si fa quando si diventa ministro e all'esercizio con disciplina onore delle funzioni pubbliche che ciascuno di noi ha. E questo è il cuore e il tema. Oltre ovviamente all'attacco, poi c'è stato un passaggio importante rispetto appunto ai ruoli amministrativi che la ministra dice di non avere, ma che sono stati smentiti da tantissimi dipendenti non mascherati e con la voce camuffata, che ci hanno messo la faccia, il nome e il cognome e che hanno dimostrato come di fatto ci fosse un amministratore che gestiva quelle società ed era il ministro Santanchè. Il tempo è quasi terminato e
credo però ci sia anche una notazione politica rispetto alla mozione di sfiducia, perché molta polemica è stata fatta anche da parte delle opposizioni rispetto al fatto che attraverso la mozione di sfiducia individuale si ricompatta la maggioranza e il governo. Allora io credo che la mozione di sfiducia sia una conseguenza logica di ciò che abbiamo detto e non farla sarebbe stata ipocrita. Ma ricordo però che il 21 marzo 2019 è stata votata, ovviamente contrario alla mozione di sfiducia, con ampissima maggioranza, concludo Presidente, 30 secondi, una sfiducia individuale al Ministro Toninelli, bocciata, e il Governo poi è caduto nell'agosto 2019. Il 21 maggio 2020, mozione di sfiducia al Ministro Bonafede, ovviamente bocciata a grandissima maggioranza, Governo caduto a gennaio 2021. 28 aprile 2021, Ministro Speranza, sfiducia individuale, mozione bocciata, Governo caduto a luglio del 2022. Allora forse si ricompatta la maggioranza, ma sicuramente non porta bene. Grazie. La ringrazio, senatore Patuanelli.